Lettera all'Apocalisse, capitolo 4. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di tromba, mi disse: «Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». Subito fui rapito dallo Spirito, ed ecco un trono, era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico, e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile allo smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni, su cui stavano seduti 24 anziani, vestiti di veste bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro simile al cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono 4 creature viventi, piene di occhi davanti e dietro. La prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. E le 4 creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutt'intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: «Santo, santo, santo il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è e che viene». Ogni volta che queste creature viventi rendevano gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: «Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono».